Sembrava che tutto fosse perfetto per la prima partita al Palaradi, seconda di campionato, esordio davanti al pubblico di casa contro Trento. La Vanoli si era messa il vestito migliore. Nuovo impianto di illuminazione a LED, nuove poltrone deluxe per la banchina, nuova area hospitality di altissima categoria e il ritorno anche della mascotte, il Falco Fred. Per 30 minuti abbiamo sognato la partita perfetta, percentuale al tiro da brivido, partita dominata, ma il basket spariglia, ribalta, in certi casi stravolge, come è successo proprio nell'ultimo quarto. C'è veramente da prendere a calci nel culo, tutti, io compreso, tutti quanti siamo da prendere veramente a calci nel culo. Perché subire 33 punti nell'ultimo quarto, si può mantenere un vantaggio tranquillo, ma proprio tranquillo, non è possibile perché abbiamo dominato una partita per 30 minuti e gli ultimi 10, cosa abbiamo fatto? Siamo seduti anche noi sugli spalti, non lo so. Non c'è ancora una prontezza mentale per fare tutto e subito. Stiamo cercando anche noi tutti gli equilibri, tutte le dinamiche per poter sapere cosa fare nei momenti e nei vari momenti della partita. Questo non è avvenuto nell'ultimo quarto, però mi metto davanti a tutti, alla squadra, che stimo profondamente. Dico sempre che bisogna mettersi davanti a tutte le responsabilità e come allenatore e come uomo mi metto io davanti. La squadra che conosco io e che penso che ci conosciamo anche noi, siamo una squadra che avete visto i primi 20 minuti, la squadra che lavora tutta la settimana è quella che ha giocato i primi 20 minuti, la squadra degli ultimi 10 minuti, non lo so, blackout totale, cosa c'è da fare? C'è da fare, secondo me, guardarsi in faccia e parlarci e capire che la pallacanestro dura per 40 minuti, 45, 50 in base ai tempi supplementari. Che non bisogna mai mollare niente. Stiamo esprimendo una buona pallacanestro, l'abbiamo fatta a Sassari, l'abbiamo fatto questa sera, però ci manca qualcosa, questo qualcosa è quello che dobbiamo fare. La prima cosa è la continuità, la seconda cosa fare perno sempre sulla difesa, cosa che nel primo tempo era avvenuto in modo encomiabile. E questi sono gli aspetti su cui dobbiamo lavorare. Alla squadra dico tenete botta, state facendo un ottimo lavoro, state lavorando bene. Questa è una serata triste per noi, però domani è lunedì, domani è un'altra giornata. Se pensassi che una partita vinta, una partita persa di più 30 o di meno 30 avesse fermato la mia carriera, probabilmente non sarei qui a parlare con voi questa sera. Invece queste partite mi danno una energia nuova, una carica nuova, la stessa che condividerò con i miei collaboratori e con tutta la squadra.